Ciao ragazzi, ciao. Benvenuti alla sala prove della Mamater. Grazie. Bando alle ciance, un po' di presentazioni. Nomi o soprannomi? Destra, sinistra, al centro. Cosa devo dire? Chiamo che diminutivo di Sebastiano. Phil. Ah, vedremo di qualcosa. Diminutivo di? Alberto. Non regge. Giovanni. E il fronte. Giampaolo, basta. Pasta. Perché pasta? Ma di cognome la carbonara. Un uomo segnato. Fatemi affogare di dispiacere nell'altro, per favore. Riempiti il bicchiere. Io sono Giorgio. Io sono Giacomo. Onesto. Salvo e basta. C'è al secolo Salvatore Sapienza. Dure. No, è vero, tutti nel nord mi devo chiamare Salvo, mi devo chiamare Salvo. No, poi, forza con giro delle patrie. Marche, super netto. Caltanissetta, provincia di Caltanissetta. Amo la provincia di Siracusa, dove fanno il nero d'Adelo. Africa, provincia di Catania. Reggio Calabria. Martina Franco, provincia di Taranto. Non ti sente, guarda, la faccio di Bergamo. Io sono bergamasco. Sì. Corsetto in provincia di Corsetto. Città abbastanza inutile, mi sì, è abbastanza. Non quella della madre. No, quella è Ci sei tranquilla, sicuramente. Non si sente di Grosseto al telegiornale, tipo. Ma se tanto ora ci brucia una pineta. Avete una pineta? Avevamo. C'è stata una domanda che ha fatto un po' di scalpore. L'animale guida. Sì. Qualche animale guida, così giusto per anticipare. Facciamo questa anticipazione. La risposta ufficiale è stata il cincillo. Tra parentesi, che cazzo è il cincillo? È una scimmia. Non è una scimmia. È geneticamente modificata. Stiamo scelto il cincillà perché è giusto che anche il cincillà abbia il suo posto nella catena naturale. Facciamo una domanda un pochettino più generale, leggermente seria. Cosa pensate del panorama musicale italiano? Gli unici due artisti italiani che ascolto sono Elio, perché è musicalmente Elio, e poi dai, Caparezza a me piace sinceramente, l'ultimo album, Museica, ispirato un po' alla storia dell'arte, così mi ha intrigato, diciamo. Però Elio dal punto di vista musicale non si tocca. Io sono uno molto difficile, però lui niente. Oh, beh, a me piace parecchio Emma. Effettivamente è buona Emma, riguardo alla musica sinceramente ti posso dire che vabbè che io ascolto tutt'altro, no? Cioè non mi interesso particolarmente, però sono più per i gruppi di nicchia che ci sono in Italia, cioè ci sono dei piccoli gruppetti. Le piccole città, non condividiamo pare. Io spezzo una lancia in favore dell'indie rock italiano, perché a me, per questo che non è, sono adoro, facciamo come posto, a me non va impazzire. Però il sottobosco da quel punto di vista è abbastanza fertile, nel senso che... Cincilla! Ci sono i cani, ci sono Nostelle, ci sono... Isaac Tamburo, che sono usciti recentemente, tra l'altro devo dire con un album discreto, non tipo li conosci, ma Scienza e Blues Explosion. Loro sono un duo, capito? Cioè, però sono ragazzi italiani, ma spaccano. Io volevo citare soltanto due nomi, che sono gli After Hours e Piero Pelù. Piero Pelù, grande, ma no, poco altro. Piero Pelù, un accenno di Piero Pelù, un verso, mandalo. Dai, ci sta. No, niente spoiler. Comunque, io confermo il mio parere riguardo a Piero Pelù e di FIBA, perché c'è stato tutto il cammino di crescita da ragazzino, cavolo, con il FIBA. Dai, sono troppo forti. Parlando di Piero Pelù, cosa pensate della sua partecipazione al contest? Al video del programma televisivo. Ah, guarda, io sono contro a questi programmi. Io sono contro perché alla fine secondo me. Cioè, ok, certa gente mi dice sì, vabbè, guarda che molti ragazzi, molti talenti attraverso questi programmi hanno la possibilità di farsi vedere. Ok, vabbè, sono d'accordo, però poi io ribatto e dico scusa, ma i Pink Floyd che cazzo hanno fatto?
Cioè i Genesis che hanno fatto, i Beatles che hanno fatto. Si suonava e basta. Però Elio, cioè, fa ste robe perché è un personaggio è un po' svitato, va lì. E se tra l'altro X Factor Elio si travestiva da tutti di più, faceva il matto e ed essere peggio di Morgan e sì, ma essere concia di peggio di Morgan ce l'ho. Non capito, fa ste robe, va a questi programmi, anche tipo a Sanremo, no? Però se guardi, non cambia di una virgola, cioè, non si snatura assolutamente. Fa il cretino nelle esibizioni ai concerti, fa il cretino X Factor. È un personaggio. È un personaggio, sì. Cosa pensate della tecnologia e la musica? È un buon connubio, si parla di recording e poi di fusione. Parliamo del recording, GarageBand, voi avete avuto l'opportunità di usarli, oppure preferite ancora buon vecchio, chiudiamoci in saletta, un microfono marcio che comunque registra meglio. Microfono marcio e comunque registra meglio. Sassofonista, quindi proprio la tecnologia, amplificatore zero. Io ho fatto uso di sostanze come GarageBand, no, ma principalmente per motivi di esigenze spazio-temporali. Sto registrando insieme ad altre persone che siamo a 1000 km di distanza, per forza di cose per registrare tutti insieme non si può. Registriamo così, quindi sì, io riconosco anche l'utilità, però sono strumenti che bisogna saper usare. Cioè non è come molti pensano, metto il cavetto e parte la registrazione, in realtà c'è anche tanto lavoro dietro. Sono comunque programmi molto utili e versatili, però c'è da sapere utilizzarli. Cioè comunque alla fine se uno ha un minimo di teoria musicale e comunque non sa come utilizzare un computer, quali strumenti, non lo può fare. Però sono molto utili nel lavoro di musicista, cioè per registrare tracce ormai è il modo migliore. Anche perché non tutti possono permettersi di andare in uno studio di registrazione con sì, la spenderia. Il vostro più grande momento musicale? Il concerto in cui avete spaccato di più, nel quale avete fatto qualcosa di strano? Comincio io. Quando ho suonato nudo. Ero al liceo, praticamente c'è una lezione a carnevale. Ho detto ragazzi, volete suonare? Vestiti. Anche io, quando ho la prima vita, io penso di vestirmi da Adamo. Mi fa, ma Adamo chi? Ah, Adamo, quello di Adamo ed Eva. Ah, da Adamo, mi fa, ma sei pazzo? Mi detto, no, non lo faccio davvero. Niente, ho messo una foglia di fico, effettivamente, sopra le mie pudenda. E mi presentai a scuola, vestito, poi mi spogliai. Cioè, mentre mi spogliavo, indossavo questa sorta di foglia, abbastanza ingombrante, potete capire. Questa la tagliamo, sostanzialmente mi vide il mio professore di religione, il quale mi ha deciso per un attimo tra denunciarmi o santificarti. Santificato, mi lascio andare e poi sono a Mondovi. Ancora penso esistano dei video di questa cosa. Speriamo che di su YouTube. Provvederò prontamente a cercare. Deep web. Tipo, chissà, sì. Cioè, a me è capitato, io ho fatto conservatorio e sono diplomato in sassofono, allora tipo sesto anno mi pare. Il mio professore si dice, bene ragazzi, la mia amica contessa ci ospita nel suo castello. Quindi praticamente andiamo con tutta l'orchestra di sassofoni, sono andato con 12 sassofoni, immaginate che casino, perché già uno basta e avanza. 12 proprio, vi lascio immaginare. Niente, ci ospita in questo castello in mezzo al bosco, quindi andiamo in questo castello, facciamo le prove. Quindi insomma, l'affiatamento cresce tra di noi e passiamo insomma un bel periodo eccetera. E poi cominciamo a fare questo concerto, mi ricordo nel cortile interno di questo castello, proprio capito, torri, veramente uno spettacolo. E mi ricordo cominciammo suonando, ognuno affacciato, perché c'erano dei balconi praticamente con degli archi, ognuno sotto un arco dal balcone e la platea era sotto nel cortile. Quindi cominciamo a suonare così, poi scendiamo di sotto e finiamo al concerto e quello è veramente stato il mio momento musicale più alto. Beh, fino alla cena del Campus Bologna. Fino alla cena del Campus Bologna, dove è sicuramente... Il nostro momento più bello, no Paolo, non so se anche il tuo, però almeno il mio più bello è stato quando la cena di Natale mi hanno lanciato un reggiseno. Se ci stai guardando voglio sapere chi sei. Tanto sei che la tua mamma che c'è la mia mamma. A parte il grandissimo momento aulico, etereo e non so che ha descritto il pinaggio. Un'opera d'arte mobile. Esatto. Uno dei miei momenti più strani e belli è stato, vabbè, al famosissimo, tutti voi lo conoscerete, Festival di San Giorgio della città di Cosrotondo. C'è una foto, no? L'illustre importantissimo, altro che Sanremo.
Comunque, vabbè, questo festival, primo posto era la produzione del disco e un passaggio in radio, però era serio. C'era tutto un concorso, si passa alle fasi preliminari con la giuria, proprio fatto seriamente, si fanno quarti, ottavi, mi sembrava la partita del mondiale, arriviamo in finale, sbagliamo posto. Dovevamo andare in un locale, sbagliamo locale, vincono gli altri per abbandono. No! Rinunciate al sogno di gloria! No, non lo sapevo. Questa me la tengo per me di solito. Ormai non più, oramai ti domino tutti. Vabbè. Johnny? Il mio momento di gloria assomiglia molto a quello di Jack. Anch'io passavo per un castello e a quel punto ho visto il campanello che era stato pigiato con forza. E allora sono partite tutte le campane, tipo il castello, è stato proprio un bel momento. Io dopo una vittoria a forfait, un reggiseno, un castello. Un castello è un altro castello. È un uomo nudo. Che cosa posso dire? Io ho suonato, anch'io ho fatto qualche orchestra, proprio in qualche orchestra tempo fa. Però non arrivo a livelli, mi spiace. Ho solamente cazzeggiato un po', suonicchiato e fatto tutte le percussioni. Il mio momento aulico più alto è stato suonare dei pezzi dove contemporaneamente facevo 4-5 strumenti a percussione uno dopo l'altro. Cioè non vedevi me, vedevi piatti, tamburi, xilofoni, roba varia tutto attorno a me. Così la musica tutta attorno a te. Come vuoi? La nuova mascotte. Iano, Dulcis in fondo. Io non so quale mio bello. Quello devi dire. Ne ha troppo, ne ha troppo. Uno, scegli uno, scegli solo questo. Cioè, no. Non si può dire. No, io se posso due, dai, sarò breve. Il primo non riguarda me, diciamo direttamente. Nel senso che per me un momento di gloria è stato andarmi a sentire il concerto dei Pearl Jam a San Siro. E li aspettavo da 7 anni perché io ho iniziato a suonare la chitarra con i Pearl Jam, capito? Quindi per me è stato un momento veramente di gloria. L'altro che mi ricordo è quando mi hanno fatto il contratto discografico con a me il batterista. Con piccole soddisfazioni, alla fine, ragazzi di 19 anni. Ci sta. Siamo alla fine di questa simpatica chiacchierata tutti insieme. Volete lasciare un ricordo, un saluto ai vostri, alle persone che sono rimaste fino a questo momento ad ascoltarvi? Sì, abbiamo un appello da fare, prego. Sì, tutti. Sì. Una parola a testa. Allora, no, bene, ora stiamo lavorando anche con i dirigenti del Campus Bononi, perché qui all'Alma Mater avete una splendida aula musica. Salute. Che potrebbe migliorare il direttore di Bononi, salve direttore. Visto che comunque il Campus Bononi è attivo, un fiorente movimento musicale, stiamo lavorando per, si spera, per fare una sala musicale al Campus Bononi. E speriamo che i nostri bellissimi e amatissimi dirigenti si muovano in tal senso. E i fan, ci vuole risposta dei fan. Sì, vogliamo attivate tutto il Bologna per la sala, per la raccolta film, per la sala pro. Sì, perché se anche non sai suonare nemmeno il triangolo, è un c'è sempre il campanello. È il campanello che può servire. Posso aiutare io, il campanello do lezioni private. Personalmente ringrazio i ragazzi del Bologna per essersi prestati a questa intervista. Il nome del nostro gruppo è Like No Tomorrow. Ah, ok, perfetto. Che è una filosofia di vita. Interessante. Io direi like no tomorrow, metti mi piace adesso e non tomorrow, perché sì, sennò basta dire. Esatto. Invece la band The Campus? La band si chiama, la nostra band è l'Anna Madre, svegliamo il nome ufficialmente. Chiamiamo i Banda Biscotti. Dovuto al fatto che mentre stiamo suonando qui, venendo un gnomo è entrato, ci ha sfondato la porta con un'ascia e ci ha detto Banda Biscotti. È stata cambiata la porta. Però la porta è stata cambiata. Notare la grande direzione che ha cambiato la porta. Chiudiamo il ringraziamento al cameraman che poverino è un'ora che è in piedi. Vai Gabri! Un applauso al cara! Io voglio ringraziare il nostro grande, carissimo e amato presidente Alberto Acuto per essersi prestato a queste minchiate.
E che devo dire? Avete ringraziato Tizio, Caio, Sempronio, il cugino. Il gnomo! Che cazzo è il gnomo? No! Allora, chiariamo questo. Allo gnomo ho dato i ringraziamenti personali. Sono stati fatti nella mia camera. Oh, mi sa! In che senso? Mi tradisce! È una lunga storia. Sono sempre peggio. Tante bottiglie di vino sono. Ah, ok. Ciao! Ciao mamma! Ciao mamma di Giacomo! Ciao, salutiamo tutti la mamma di Giacomo! Ciao mamma di Giacomo!